God of War si avvicina a grandi passi al lancio su PlayStation 4 e il gioco sarà ambientato diversi anni dopo gli eventi del terzo capitolo. Consapevoli del fatto che le atmosfere degli episodi originali appaiono ormai fuori luogo, gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno pensato di affidare a Corey Barlog, director di God of War 2, il compito di portare Kratos nella nuova generazione. Non si trattava ovviamente di una mera questione tecnica, bensì di rielaborare la struttura e la narrativa della serie per trasformarla in qualcosa di diverso e più al passo coi tempi. Una grande avventura in una terra ancora inesplorata e misteriosa, piena di insidie da affrontare ma anche di paesaggi evocativi, creature affascinanti e misteri legati alla mitologia norrena. Gli autori non hanno semplicemente dato impasto al fantasma di Sparta a nuove divinità da combattere, ma provato ad armonizzare questo pur semplice concept nell'ottica di un'opera di più ampio respiro, traendo ispirazione e insegnamento dall'eccellente lavoro svolto negli ultimi anni da Naughty Dog e recentemente Guerrilla Games. La visione di un Kratos diverso, più saggio e meno sfrenato, si riflette in molti modi anche sull'approccio ai combattimenti, dotati di uno spessore strategico inedito. Se nella trilogia originale le lame del caos consentivano di trasformare il personaggio in una sorta di tornado, in grado di spazzare via tutto ciò che si trovava sullo schermo senza starci a pensare più di tanto, nel nuovo capitolo il cambio di equipaggiamento e la stessa presenza di Atreus ci forniranno tante opzioni diverse per approcciare i nostri avversari. Potremmo usare il Leviatano per congelare all'istante i nemici più piccoli e colpire gli altri a pugni. Richiedere l'intervento del ragazzo per stordire un bersaglio più grosso e sfruttare ciò che lo scenario offre per danneggiare alcune creature ostili. E infine, sprigionare la furia spartana per eseguire spettacolari finisher. Quello che rappresentava la norma negli episodi classici, insomma, si pone ora come un extra, incorniciato in un quadro fatto di numerose possibilità. Il sistema di combattimento di God of War garantirà quella varietà e quello spessore tattico che mancavano alla trilogia originale, basata su di un approccio prettamente arcade. Per rendere al meglio il concetto, gli sviluppatori hanno puntato tutto sull'equipaggiamento che Kratos ha mostrato nei trailer e nei gameplay diffusi finora. Sarà infatti dotato di un'ascia e uno scudo telescopico, quest'ultimo utile sia per bloccare i colpi dei nemici che per attaccarli a nostra volta. In presenza di un gruppo di avversari potremo valutare varie opzioni, anche e soprattutto in base alla natura della minaccia. Le creature più piccole possono essere congelate a contatto con il Leviatano e la medesima arma può essere lanciata per stordire i bersagli più grossi e fare in modo che si voltino, mettendo a nudo i propri punti deboli e aprendo un varco nella loro difesa. La stessa azione di supporto di Atreus ci permetterà di tenere a bada determinati mostri, mentre ci guardiamo attorno in cerca di elementi da sfruttare per chiudere rapidamente la partita. Le nuove meccaniche funzionano sorprendentemente bene e forniscono una nuova ed efficace interpretazione di God of War, come nelle intenzioni degli sviluppatori. Ci sono nemici immuni a determinati attacchi, altri in grado di sferrare colpi che non possiamo bloccare, altri ancora capaci di eliminarci nel giro di poche manovre e che vanno dunque tenuti a distanza, continuando a lanciare il Leviatano con grande soddisfazione e un'eccellente resa degli impatti. Elemento questo fondamentale per valorizzare il sistema di combattimento e renderlo piacevole sul lungo periodo. Il ruolo di Atreus ci fornirà ulteriori spunti e vantaggi strategici. Il giovane guerriero colpirà i nemici con le proprie frecce in automatico, ma utilizzando il pulsante quadrato sul controller potremo ordinargli di mirare a bersagli specifici e dare vita così a spettacolari azioni combinate. I combattimenti di God of War saranno spettacolari e particolarmente coinvolgenti, anche per via di due scelte precise fatte da Santa Monica Studio: l'introduzione di una visuale liberamente modificabile e di un'inquadratura ravvicinata. Il primo fattore taglia i ponti con il passato della serie e si presta all'inedita natura strategica di un gameplay in cui dovremo controllare spesso ciò che abbiamo attorno, la posizione dei nemici e di eventuali elementi interagibili dello scenario. La vicinanza della telecamera vuole rendere inoltre l'esperienza più immersiva
enfatizzandone l'impatto visivo e donando la giusta rilevanza alle dimensioni di determinati avversari, che con un'inquadratura da lontano sarebbero sembrati molto meno minacciosi. Queste novità si integreranno con una narrazione di stampo cinematografico in cui le cutscene non interrompono l'azione, bensì si legano a esse in modo trasparente. La durata della campagna, che richiederà dalle 25 alle 35 ore per essere completata, ci dà un'idea della ricchezza di questo nuovo capitolo e delle sue indubbie potenzialità. Del resto l'obiettivo degli autori è chiaro: rilanciare uno dei più celebri franchise della storia di PlayStation, dotarlo di una componente narrativa a livello delle migliori produzioni e renderne il gameplay più denso, profondo e sfaccettato. Una sfida tutt'altro che semplice, ma stando a quanto visto finora, Santa Monica Studio può portarla a termine con successo. L'uscita è prevista per il 20 aprile 2018 e l'attesa per i fans cresce a dismisura.